Mi chiamo Serena, ho 36 anni e sono commessa in un supermercato. Sono Alessandro, ho 38 anni e faccio il salumiere. Abbiamo 3 figli. Gaia, 8 anni. Chiara, 6 anni. E Diego, di 3 anni. La nostra situazione è di gestione alternata, lavorando tutte e due, mentre uno lavora l'altro gestisce i figli. Oh, a proposito, domani a cosa esci? Domani esco... Quindi uno si trova sempre da solo a gestire questi tre bambini. Quindi sotto il giorno con loro, fino alla sera? Mica mi posso dividere in 200, eh! Ecco. Gaia è una persona abbastanza grande per l'età che ha. Ma che state dentro all'armadio? No, sì, chiaro, si è messa dentro l'armadio con Diego. Cioè, Diego, perché si è messa dentro a lui? Lo puoi anche raccogliere, eh? All'età di 8 anni comincia anche a avere questo atteggiamento così da gnè, super bimba, super donna. Tu non ti metti il pigiama e restare qui per 1000 anni. Chiara è la secondogenita. Là, ci ha perso i tetti, i secondi? No. No, perché non l'ho trovato e non voglio prestarglielo. Chiara riesce a parlare per tutti e 5 solo tra il tragitto da casa a scuola. Mamma, ce n'ho 3 da fare. Sai mamma, oggi mamma ho preso il biscotto, mamma, e l'ho messo nel latte. Mamma. C'ha 1000 pregi, ma c'ha una chiacchiera allucinante. Perché io non vado ancora a tirarlo giù. Chiacchiera in continuazione, sta sempre a chiacchierare. Ma pure quando dorme, secondo me, chiacchiera. Noi ce ne accorgiamo perché siamo stanchi e dormiamo. Ma quindi non fare niente di male qua, perché questo... è letto di Gaia. Diego è invincibile, Diego è una forza della natura. No! Diego è molto istintivo. Diego non ci ragiona sulle cose. Diego quando deve fare una cosa, piglia la fa. No! Giochiamo con gli elastici? No! Senti, ma se papà ti legge una favola? No! Ti leggo una favola? Lui è nato con l'indice di comando. Qualsiasi cosa vuole, lui con il pianto, con il capriccio la ottiene. Il nostro problema principale è la gestione dei bambini, perché in questa casa avviene una staffetta. Sarà come sempre casino fare. È vero, sei tu che gli fa casino, via. Quando c'è Alessandro sconvolge completamente tutto il mio lavoro. Gli fa come gli pare. Sai perché gli faccio fare come gli pare? Perché te vado a strillare. Non gli strillo io? No, non gli strilli mai. Mo stanno a saltare sul letto, tu li lasceresti saltare. Abbiamo proprio bisogno di una tarata. Proprio tanto. Chi sono io? Santa Lucia! C'era una volta una principessa che sembrava un conigliettino. Bello cicciottello e le orecchie su o giù, come vi piacciono a voi. Pronti? Dai. Ah.
Ciao Tate, sono Alessandro, mi chiamo qui da Roma. Il se ne lavoriamo tutti e due. E quando uno lavora, l'altro è da solo con i bambini. Abbiamo una gestione alternata. Chiaramente ognuno cerca di fare quel che può, però poi alla fine il risultato non è, è un gran caos totale. E quindi Tate, per favore, venite a casa nostra. Genitori che lavorano si occupano a turno dei bimbi. Questa gestione alternata, tipica di moltissime famiglie, va assolutamente monitorata e indirizzata. Un caso che sembra incuriosirti, Lucia. Sono più che incuriosita, sono determinata ad aiutarli. Praticamente sono già a Roma. Sta arrivando la data! Sta arrivando la data! Sta arrivando la data! Sì? Sono Tata Lucia! Ah, prego, si accomodi! È Tata Lucia! Yes! Buongiorno, ciao. Ciao, tu sei? Papà Alessandro. Papà Alessandro, ma guarda che belli che siete. Molto bene. Metto giù la mia borsa in un angolino e vi guardo. E voi andate avanti a fare quello che dovete fare di solito, va bene? Va bene. Io vado al lavoro. Benissimo. E ci vediamo questa sera. Ci vediamo questa sera, ognuno fa il proprio lavoro. Perfetto. Mi raccomando, bravi e bravi. Papà Alessandro va al lavoro. Ho modo di osservare Serena nella gestione familiare dei bambini. Gaia, vieni un po' qua. Che è? Allora, tu devi fare la tabellina dell'otto. No. In casa Virgili è arrivato il momento di fare i compiti. Finita. Finita. Gaia, non fa la sciocca. La tabellina la devi imparare, lo sai? Vai, quella dell'otto, vai. 8 per 2, 16, 8 per 3. Bene. Andiamocene di là. Sì, andiamo a fare. Quando sei pronta, mi chiami e mangio di tutta. Con Gaia e Chiara impegnate a fare i compiti, mamma Serena trova il modo di impegnare Diego in modo che non dia fastidio. Tu ti vuoi vedere i cartoni, Diego? Che ti vuoi guardare? Il bambino viene piazzato davanti alla televisione. Certo che ripetere a pappagallo una tabellina non è il modo corretto per capirne il meccanismo e ricordarselo. 8 per 0, 0. 8 per 1, 8, 8 per 2, 16, 8 per 3, 24. Vai a rileggerla. Gaia infatti non riesce mai ad andare oltre l'8x2. Come insegnante troverò qualche minuto per spiegarle il metodo giusto. Mamma Serena è occupata in cucina a preparare la cena e i bambini sono tutti in cameretta a giocare, ma la calma dura ben poco. Noto con piacere che Diego si comporta come un normalissimo bambino di 2 anni, al quale piace distruggere un gioco costruito con pazienza dalle sorelle. Naturalmente le bambine corrono dalla mamma a lamentarsi. Non t'ha azzardato callo, eh? Cosa si inventerà Serena per placare gli animi? Allora. È la seconda volta che vedo Serena usare il mezzo televisivo per risolvere una situazione. Sono passate 3 ore e i bambini sono ancora davanti alla televisione.
In casa Virgili è arrivata per i bambini l'ora di cena. Che ora accendi, mi raccomando. Anche durante la cena, che dovrebbe essere un momento relazionale splendido, la parte principale è svolta dalla televisione. Vedi? Chiara! 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 Non ti incantare! Serena si perde un'infinità di occasioni di condividere un sorriso, una parola affettuosa, perché tutto viene gestito dall'immagine della televisione. Certo, se guardassi il bicchiere invece guarda la televisione. Probabilmente sarà quello che rimpiangerà quando i figli se ne andranno di casa. Papà Alessandro rientra dal lavoro. Sicuramente non vede l'ora di riabbracciare i suoi bambini. Che per favore, che pure alla sera. Fermate un attimo. Per favore, pure alla sera. Tutto il mondo mio ci sente. Un'altra occasione persa. Guarda che lui vuole stare un po' con te, che è tutto il giorno che ti cerca. Ah, ma scusa, io torno dal lavoro, sono stanco, devo riposare un attimo. Capito, sei rientrato da 5 minuti, eh? Dai, sì, fammi rilassare un attimo, torno dal lavoro, stanco, mi ne faccio più okay. Bene. Alessandro si lamenta continuamente di non avere la forza di accudire i suoi figli quando è a casa, quasi che avesse da gestire una nidiata di 14 bambini. Invece di non creare problemi, mi crei problemi, cioè. Tu domani invece quando vieni è tutto pronto. Domani avrò modo di verificare se, come ha promesso Alessandro, sarà tutto pronto. Coi bambini lasciati ancora una volta davanti alla televisione, Serena e Alessandro si ritrovano da soli. Io non capisco perché quando dormi tu te arrabbi, però quando dormo io devo stare tranquillo. Cioè io quando torno a casa non ci stanno loro tre a saltare sul divano, tu stai a saltare con loro. Però tu non accetti il mio metodo allora, scusa. No, mica stati che il metodo tu è sbagliato, però è sicuramente molto più facile di quello mio. Il mio primo giorno di osservazione si conclude con i due genitori impegnati in una discussione inconcludente, poco costruttiva e senza fine. Prosegue la mia osservazione. Oggi è il momento di Alessandro. I bambini sono impegnati in una divertentissima lotta coi cuscini. Come gestirà Alessandro la vivacità dei suoi figli? Te, becca il suo cuscino, dai. Finalmente vedo un papà che gioca coi suoi figli serenamente. Dai, non manda a fiasse piante al volo, va, che poi dobbiamo fare la spesa. Chiara, oh, per favore, un po' di tranquillità. Oh, io torno a fiare piante, da solo non li posso lasciare, ma che faccio? Io sono solo, eh. Dai, bagna. Comincia da quel vaso laggiù. Oh, un po' per uno, eh. E tu bei uno, ok? Gaia, io vado di là, eh. Mi raccomando, Papà Alessandro si limita ad abbandonare i figli con la canna dell'acqua fredda aperta e a piedi nudi. Oh, qua ci penso Serena, io, ma che dopo? È proprio qui che dovrebbe comportarsi da adulto che gestisce la cosa. Manca il padre saggio. Prosegue la mia osservazione. Mamma Serena si sentirà fischiare le orecchie. Il suo bel pavimento pulito diventa una pista ciclabile. Lo sapevo. L'estate a vestì? No! Non a fare la spesa! E dai, per favore, aiutatemi pure voi.
È meglio andare a lavorare qua, a gratis a lavorare però, piuttosto che stare qua dentro. Alessandro esprime un concetto sul quale non posso far altro che sorridere, ironicamente. Già sono stanco. Io che sono vecchia, mi immagino i suoi rimpianti alla mia età. Uè, riunione, andiamo? Adesso usciamo, andiamo a fare la spesa. Papà sta solo, non mi fate disperare come al solito, eh? Ok? Forza, andiamo. In questo momento Alessandro sembra il perfetto manager. Chissà cosa succederà fuori di casa dopo la sua organizzazione. Dai, la posso fare? Dai, dito. Dai, forza. Andiamo, dai. Non ci sto capendo niente, mi sta scoppiando la testa. Fate quello che vi pare, basta che mi lasciate stare. Alessandro dice ai bambini, fate come vi pare. E i bambini eseguono la lettera. Gaia, Chiara, Diego, dove siete? Gaia, Gaia, Chiara, Diego. Oh, sono tre che sto cercando, dove state? Guarda, Gaia, per favore, papà. Andiamo, dai. Ma pian caffè che sto stanco, eh? Devo dire un attimo. Finita la spesa, il manager ha bisogno di una ricarica. Buongiorno. Cappuccino, grazie. Mentre Alessandro beve il caffè, Gaia si nasconde. Gaia, devo pensare ragazzina. Papà Alessandro, vi lascia. Liberi di fare quello che vogliono in situazioni che potrebbero essere anche pericolose. Il manager non ha avuto successo. Sì, ma a me non mi aiuta nessuno qui. Mi aiuti te? Andiamo, va. Che state facendo? No, chi batti no dentro casa, eh? Grazie! Grazie, papà! Le bambine, ancora una volta, fanno quello che vogliono. Io volevo organizzare la cena per stasera, che volete voi? Spaghetti! No, non è niente! E voi, spaghetti? Penne per Chiara, spaghetti per Gaia. Il menù della cena diventa un affare da ristorante a 6 stelle. Alessandro da manager a capocuoco. Il ristorante è aperto, eh? Quindi per il secondo. No, il secondo vi faccio un contorno perché. E che? Vi faccio un contorno, un po' di mais, noi vediamo, dai. Mais. Ciao, patatini. Chiara, ciao, eh? Ciao. Serena si affaccia in camera. Mi preparo all'ennesima discussione. Ma i letti stanno così da stamattina? Hanno fatto un casino oggi, che tu fa? Cioè io torno dal lavoro che sto alle 9 allora? E devo sistemare. No, vabbè. Allora, tu hai lavorato, io lavoro in un'altra maniera, è normale, no? No, ma è normale, infatti mo. Ok, ma tu che pretendi da me, scusa? Niente, non cioè, avessi fatto niente tutto il giorno. No, vabbè. No, io adesso voglio vedere. I letti glieli faccio io. Dimmi te che devo fare perché io non ci sto capendo più niente. Fa quello che te pare. Fa quello che te pare. Quello che pare me ne vado al bar, me ne vado e faccio quello che mi pare. Tanto guarda. Dopo 2 giorni di osservazione ho decisamente visto abbastanza. È arrivato il momento di parlare con Serena ed Alessandro. Allora, 2 giorni sono passati, ma la mia osservazione in questa casa mi ha portato una grandissima emozione, la rabbia. Io mi sono veramente arrabbiata a vedere quanto spreco di intelligenza, di emotività io ho visto in questa casa. Voi vi state buttando via. Io vorrei che voi mi portaste, so che ce l'avete da qualche parte, una foto del vostro amore sorridente. Sì. Allora, ecco, che sei andato a pescare?
quello che penso che sia più giusto. Che era una volta. Che era una volta. Oh, allora, dove sono finite queste due persone? Queste due persone si sono annullate per essere diventate una mamma momento. E un papà. Lui si è annullato nei tuoi riguardi. Sei tu nei suoi riguardi che manchi. Manchi proprio come uomo. Cioè io torno dal lavoro che sto alle 9 allora? E devo sistemare. No, vabbè. Ok, ma tu che pretendi da me, scusa? Niente, non cioè, credo niente. Cioè, non si è fatto niente tutto il giorno. No. Io sono sicura che voi vi siete sposati per amore e per amore avete deciso di mettere al mondo i vostri figli. E qui entra in ballo tutta la vita vostra di famiglia, che è quello che ne fate di questi figli. Tu, Alessandro, sei troppo concentrato su te stesso. Non sono riuscita a tenere il conto di quante volte tu abbia detto io non ce la fa un po' come ti pare. Fate quello che vi pare, basta che mi lasciate stare. Ah, ma scusa, io torno dal lavoro, sono stanco, devo riposare un attimo. Capito, sei rientrato da 5 minuti. La tua non è stanchezza, è noia. E poi, soprattutto nei confronti di tua moglie, io sono un po' preoccupata. Prospetti serena i tuoi figli come una minaccia. Dai, oh, ragazzi, salve a mamma, cerchiamoci un attimo tranquilli, Dai, tranquilli. Quindi siete voi che dovete partire dal rispetto estremo l'uno per l'altro. Qui dobbiamo correggerci noi, insomma. Certo. E lei è il problema. Da domani cambierò. E poi posso dire una cosa? Sì. Chiara mi ha sfilato, sbaglio, la fede è finita nel mare. Mm-hmm. E io so ancora, se questo è un appello che io sto senza fede. E lui ha detto non me la ricompra. Però per me, per esempio, sta cosa, a me mi manca proprio sta fede. Ha già detto perché che lui la trasforma in una cosa, sai perché ti dà fastidio? Una cosa materiale. Come lui fa materiale. Tutto. Certo. Chiaro. Da domani... Sulla retta via. Sicuramente. Perché dovete ritornare così. Sì, che poi ci manca perché... Sì, perché quello è la base di tutto. Diciamo. Certo, è la base di tutto. Riprendiamo il filo. Riprendete il filo, bravo. Bravo, congratulazioni. È arrivato il momento di dare regole precise a questa famiglia. Allora, queste regole hanno una forma di una casa. E cosa c'è scritto, Gaia? Prova a leggere. Ognuno ha cura delle proprie cose e di ciò che usa. Si usa una cosa e si rimette a posto. E questa è una. Vediamo un po' un'altra regola. La TV, mezz'ora al giorno, con mamma e papà. Vuol dire che i programmi li devono scegliere la mamma e il papà. E solo mezz'ora al giorno. Questa com'è bella! Ognuno rifà il proprio letto. Questa mi piace molto. Un miracolo. Adesso l'ultima regola, vediamo un po' cosa dice. Seduti a tavola insieme, si mangia ciò che ha nel piatto e poi si sparecchia. Ognuno sparecchia il proprio piatto, così quando non ce n'è più, la tavola è sparecchiata. Allora adesso andiamo tutti a attaccare le regole. La regola di mezz'ora al giorno di TV? Impossibile. La regola di ognuno fa il proprio letto è una regola difficile, ma vale anche per me. Ci proverò. A bocca chiusa. Alessandro è andato al lavoro. I bambini stanno facendo merenda. No, latte, no. Adiel, lo vuoi il latte? No. No, e allora niente, basta, non fai merenda. Latte. A 2 anni il gioco di forza del bambino è il capriccio e Diego lo mette in atto in modo molto preciso e puntuale. Sì, ma non lo fa, se no ricominciamo come prima. Allora, ma io non rido. Prendiglielo, è tuo, scusa, Probabilmente non sa che le cose stanno cambiando. Ecco, basta.
vai fuori a stendere adesso. Ma quindi lui lo lascio così? Lo metti lì e tu stendi. Vieni un attimo. Lascialo lì, se non viene lascialo lì. Prova a dirgli che bravo che sei, adesso me le porti. Prova a dirgli così. Che bravo che sei, me le porti adesso? Diego è abbastanza spiazzato dal nuovo comportamento della mamma. Posso dire una cosa? Io poi in questi casi, quando lui mi fa così, io poi dopo lascio stare, gli dedico quei due Ah, quindi è là che sbatto, no, là. È certo, perché lui si può lo rassicuro così, e poi... No. Ah, quindi proprio completamente sbagliato. Certo, sbaglio. No, invece perché lui si deve calmare. Proprio perché tu gli dai retta, fa così. Se tu non gli dessi retta, dopo un po' smette. Senti che pace. Per Diego credo che sia stato uno shock vedere la sua mamma ferma, rigida e impassibile davanti a un capriccio. Però alla fine il fatto che si sia calmato da solo è stato un trionfo. Serena si è dimostrata tranquilla e determinata in questo lungo frangente. Sono veramente contenta del suo progresso. E finalmente Diego, con un gesto propiziatorio, si riavvicina alla sua mamma. Grazie. 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 Allora, lui adesso sicuramente si vuole vedere i cartoni, quelli non che decido io, cioè quelli che è abituato a vedere. Ma va bene per lui? Sì, sì, sì. E allora metti lì. Ah, ok. Mezz'ora. Guarda, Diego. Diego, come stabilito dalle nuove regole, si sta godendo la sua mezz'ora di TV. Mamma! Chiara ha una richiesta da fare alla mamma. Posso tenermi un quarto d'ora per stasera? Mamma. Sì, sì, sì. Un quarto d'ora lo può vederla stasera. Ok. Noto con piacere che Chiara ha capito perfettamente la nuova regola. La mezz'ora di TV sembra che la stiano accettando. Mi sono resa conto che non c'è comodità che tenga di fronte al rapporto che invece puoi avere con i tuoi bambini. In casa Virgili è arrivata l'ora di cena per i bambini e mamma Serena ha preparato un unico menù per tutti. Non me lo tirano questo. Stasera minestrone ero già pronta a fulmini e saette. Invece i bambini mangiano tranquillamente il minestrone preparato dalla mamma. C'è una bambina che non lo mangia mai e è bravissima. Vediamo se indovini qual è. La Chiara. Brava. Che brava. Ma quello che mi piace ancora di più è che i bambini condividono sorrisi e sguardi sereni intorno al tavolo. Hai visto che non ho neanche chiesto la televisione? Decisamente il bel successo che mi aspettavo. Tu pulisci la bocca, bevi l'acqua e mangi. Ah, ba, 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 ba. Come dire... Se ieri era il turno di Serena nel gestire la giornata coi bambini, oggi è il turno di Alessandro. Ah, casetta! Riportati i figli da scuola, Alessandro ha qualcosa da dire. Ragazzi, riunione? Forza! Chiara? Chiara, un attimino, papi, ti dico una cosa. Che cosa c'è scritto qui? La riunione di fare il proprio letto. Come on! Come on! Alessandro, con questo suo atteggiamento così sereno nei confronti di qualcosa che non gli piace fare, contagia anche i figli, i quali si mettono tranquillamente al lavoro. Guardate un po' vostro fratello che piccolino come fa il lettino. Bravo papi, bravo Diego, bravo. Vedere i bambini rifare i letti mi ha dato un senso di gioia, perché capisco, così ho capito che
i frutti cominciano a essere maturi. Bene, credo di essere andato. Sei bene. Anche sopravvissuto. Allora facciamo una cosa, adesso papà gioca un po' con Diego che è piccolino, Gaia studi un pochettino. Ok. Chiara, papà vorrebbe che spegni il giochino per favore. Chiari, per favore spegni. Se deve spegnerlo glielo prendi. È arrivato il momento di fare i compiti. Chiara non vuole mollare il suo gioco. Papà, tu sei il tortatore, lo spegni il fuoco. Non te lo voglio levare, lo so che lo fai, lo so. Però non gli va a modo fare i compiti, fare farli dopo domani. Spegni. Non me lo parli, amore. Bacio, bacio. Alessandro si sta comportando davvero bene. 4 per 6, 24 per 7, 28, 4 per 8, 32, 4 per 9, 36, 4 per 10, 40. Per Gaia è arrivato il momento della verifica. 2 per 4? 5 per 4? 5 per 4? No, salti, tutte e due. Per saperle deve saltare, se no tutti in fila è troppo facile. Ah, le curva? Stesso metodo di studio, stesso risultato fallimentare. Decido di intervenire. Tu le devi scrivere così, da questa parte. 4 per 1, 4, 4 per 2. Poi pieghi così, copri i risultati, li riscrivi e poi controlli se li hai scritti giusti. Nell'insegnare un metodo di studio è importantissimo insegnare loro l'autonomia e l'autocontrollo. Ci proviamo a fare queste tabelline, le ultime? 8 per 10? 80. 8 per 5? 40. Brava! 8 per 2? 8 per 2, 16. Questa è l'ultima. Difficilina. 8 per 8? 8 per 8, 64. E vai! Questa no, questa la mettiamo a posto, che è pericolosa. Ed ecco che appena Alessandro gli nega qualcosa, scoppia il capriccio di Diego. Mi accompagni? No, il braccio. No. Lasciagli fare il suo capriccio. Con suo padre, Diego è abituato a fare di tutto. Basta, vai via, chiudi. Non prenderlo, chiudi e vai via. Sta facendo un capriccio, lo prendi, lo metti dentro e lo ignori. Anche Alessandro deve usare lo stesso metodo che ha imparato mamma Serena. Vogliamo fare un disegno con Papino? Ti va? Scusa. Non devi convincerlo, devi lasciare ignorarlo fino a quando smette da solo. Tutto quello che è un capriccio per lui. Perché è una prova di forza tra me e lui. Non te le do, papà, non te le posso dare, troppo pericolose sono. No, non te le posso dare. Casomai mettiti a fare una costruzione, qualcosa, okay, ma non guardarlo. Guardarlo, non guardare, tu vai avanti a fare quello che devi fare. Diego è abituato fin da quando è nato a avere la vinta sulle cose. Quindi dargli contro è stata dura ma non impossibile. Si deve stabilire un rapporto di fiducia tale per cui il bambino accetta la decisione del genitore perché, avendo fiducia in lui, sa che è per il suo bene. A volte volere bene ai figli non è fare sempre le stesse cose, ma provare dei cambiamenti e vedere che effetto hanno su di loro. Se sono positivi, ben venga. Poi i genitori non si nasce, ci si diventa. Dai, dammi una mano, dai. Vediamo quanto siamo bravi. Facciamo vedere a Tata Lucia come siamo bravi. Diego si calma da solo. Probabilmente ha capito che anche col papà
il metodo è cambiato. Bravo, bacio. Finita la cena, le bambine aiutano a riordinare, ma anche Alessandro non deve stare con le mani in mano se vuol far trovare al rientro di sua moglie tutto pronto. Mettilo sull'acqua, abbiamo ancora qualche minuto, però insomma abbiamo un vantaggio, dai, sì. Non so, vuoi cominciare a lavare quei pochi piatti lì, tanto non hai niente da fare. Però non vorrei contaminare il cibo con lo sapone, non so. Va bene, dai. Questa sera Serena sarà molto contenta. Certo. Oggi sono stati bravissimi, eh? Bravi, brava. E l'altro? E l'altro dorme pure. Dorme, Tata. Dorme, Tata. Davvero? Ed ecco che finalmente Serena rientra dal lavoro. E questa volta è davvero tutto pronto. No, pure apparecchiato. E avete risparecchiato. Hanno mangiato e sparecchiato e papà ha riapparecchiato. Per mamma e papà. Per mamma e papà. E anche messo sulla pasta. Diego dormiva. Gaia e Chiara in pigiama, zainetti fatti. E poi ho anche lavato i piatti. Amore, grazie. Tutto. Non era casa mia, era casa di un'altra persona. Ognuno ha fatto il proprio letto. Che brave, mamma mia. Bravissime. Quando è tornata Serena non se l'aspettava. Ha fatto il giro di ispezione e era tutto perfetto. Tiè. Allora, avete fatto gli esami e adesso è arrivato il momento del voto. Io vi darò un voto di coppia 6,5, che già è un bel salto in avanti. Certo è che dovete allenarvi ancora un bel po', cioè non lasciate che questa cosa sia una cosa così divertente, no, che abbiamo fatto, mettetevelo in mente, capito? Va bene, coraggio, bravi. Le cose stanno andando decisamente meglio in casa Virginia. Alessandro, anche oggi, ha in serbo una sorpresa per la moglie. Matrimonio nostro. Occhi di ragazza. È la tua serenata. La nostra serenata. È bello vedere questi due genitori abbracciarsi, ma ancora più bella l'espressione commossa di Chiara nel vedere l'amore dei genitori. Serena e Alessandro hanno decisamente fatto dei grandi progressi e decidono di trascorrere una giornata felice con i loro figli. Fermi! Sette giorni sono passati, il mio lavoro qui è finito, è arrivato il momento di salire. Se vostro figlio il primo giorno di scuola non vuole separarsi da voi, provate a raccontargli com'è stato il vostro e il distacco sarà meno difficile. È giusto che i bambini facciano attività fisica dopo la scuola, però devono anche avere tempo per riposarsi e fare i compiti. Quindi, viva lo sport, ma senza esagerare! I bambini sono dei grandi ascoltatori, quindi non illudeteli mai con promesse, piccole o grandi che siano, che ritenete inverosimili e inattuabili.